siamo arrivati alla griglia. Qui con questo piatto vogliamo legare quelli che sono gli elementi del nostro territorio, quelli storici, classici delle montagne del nostro territorio, delle valli piemontesi, con degli elementi provenienti dai nostri pascoli alpini e che incontrano la terra. Quindi tante cose che provengono dalla terra, degli elementi che provengono dalla terra in questa nostra proposta di griglia. Partiamo dalla carne. Abbiamo un filetto di sanato piemontese, un'animella, un pezzo di codone dry aged 70 giorni, fassona piemontese veramente. E qui andiamo a fare quello che è l'incontro con la terra della nostra mucca, e si incontra sulle montagne qui dell'Ossola, sopra Vergozzo. C'è una coltivazione dei ragazzi che si occupano di coltivare dei funghi strepitosi, degli shiitake in questo caso, un fungo anche molto salutare, che noi presentiamo in questa versione, che ricorda in aspetto anche il rognone dell'animale, e viene praticamente marinato in una soia affumicata. Il gambo del cardoncello, anche lui proveniente da Bracchio, nelle alture sopra Mergozzo, cotto nel suo infuso proveniente dalle teste e servito con una gremolade di salvia anas e limone. La patata glassata nell'argilla bianca, quindi l'elemento che arriva dalla terra, patata nostra, classica, piccolina, di Coimo. Ed infine il calé, che è questo cavolo riccio strepitoso, croccante e saporito. Prendiamo il tutto con un filo di salsa di jus